Buongiorno Federico! Buongiorno Lele! Oggi c'è Rovereto! Abbiamo da fare... Viva il vlog! Bravo! Abbiamo da fare 2 km, vediamo se la facciamo. Abbiamo 3 mezzi per fare 2 km. Guardate i mezzi reckless in azione. Siamo riusciti a perderci in neanche 2 km di viaggio. È incredibile! Eccoli! Si riparte! Oggi è uno show a Rovereto. E Rovereto è dove sono nato e dove sono cresciuto, anche se al momento vivo a Innsbruck. E quindi sono molto contento di fare uno show qua, anche se sarà uno show molto piccolo. Questa è la piazza di Rovereto. O di Roberto, come dice Dominic Windisch. Shout out to Dominic Windisch for saying Roberto instead of Rovereto. Always. E bruciamola questa frizione, bruciamola! Omissima. E allora, o mangio una brioche, o mangio 10 brioche, o mangio 10 scout. Gli scout mi stanno indigesti e quindi mangerò 10 brioche. Questa è la nostra area di oggi. Ciao animale. Eccolo! Il vero manovale. È arrivato lì a Filippini Parkour. Svegli proprio appena magari. Comunque noi volevamo montare, ma Lele ha deciso di... Avevo fame. Mangiare. Abbiamo impiegato ben 20 minuti a decidere dove mettere il rimorchio. E quindi adesso si inizia a montare con molta calma. Lele, come stiamo andando qua? Molto bene, siamo un attimo scioccati perché abbiamo scoperto che il gazebo ha tutti i lati uguali. E noi pensavamo fosse un po' più corto. Cioè devono tener conto dell'illusione ottica. Cioè se uno lo guarda da qua può sembrare più corto questo lato, certo, rispetto a questo lato. Questo. Quindi dovrebbero tenere conto del fatto che la visione ottica effettivamente gioca un ruolo importante, quindi dovrebbero fare questo lato. Guarda, questo è più visibilmente più corto di questo qui. Eh sì. Lo vedi? Lo vedi? Rispetto adesso. Guarda. Anche le tue braccia sembra che si pieghino quando vai indietro. Sì. Le misure. No, stai misurando? Siamo abbastanza veloci finora, ma adesso arriverà il momento in cui ci sarà una pausa, sicuro, e perderemo 3 ore. Yo. Abbiamo praticamente finito di montare. Sono 2:30, dobbiamo ancora mangiare. Sempre stressantissimo. Però vabbè, dai, è stato fatto anche oggi. Ma che ha finito? Non mi fa la foto! Non mi piace nelle foto! Nell'oblò il cestello gira! Noi siamo come sempre in... Che la lavatrice ha finito il suo ciclo e... In... Dire è in ritardo di tanto. In ritardo, sì, chiaro. Di tanto oggi. No, ma in realtà oggi siamo in anticipo. Sì. Siamo in un ritardo anticipato. Esatto, il problema è che ci hanno anticipato lo spettacolo di 1:30. Adesso. E niente. Ci vediamo durante lo show. Un applauso, Roberto! Ce l'hanno. Molto bene! E via, Filippini! Ehi! Ti ha rapito un alieno! Alieno, tieniti forte, eh! Pedala bene, da che pianeta arriva? Contro Varanelli! Signore e signori, parte Reckless Freestyle Show! Oh, ma come ci è arrivato il passaggio? Sulla passerella, Super Fede Brunelli, e non la vuole rifare, la salta via! Maranelli e il suo amico Freddy. In due pesate però ragazzi. Ah, oh, sente un volume e su, riescono entrambi a mantenere la concentrazione e l'equilibrio. Non puoi andare proprio lì. Yeah, backflip.
caricatelo ancora di più. Supero Fede in pieno controllo ad altezze siderali e oh! Fate mani Rovereto. Oh! Sembra quasi un balletto. E anche lui si arrampica. Giù, troppa. Sempre in pieno con... Assolutamente non ne approfitti per questo tipo di spettacoli. Vabbè, l'ha presa lo stesso, ci prova. Andrea Maranelli alza la difficoltà e vi vuole sentire. Eccolo lì. Lo richiede e viene accontentato. Di nuovo. E troppa. La controlla ancora. Vi ricordo che questa bici pesa una cosa tipo 7 volte. Voi siete con lei? Siete con lei? No? No! Gli ha tolto la protezione! Mamma mia! Vabbè! Bravo Federico! Hai tutto questo! Attenzione, pronti a esplodere! Elia! Che controllo! E ancora! Non riesco a vedere! E da lì! Metto comodo. Oh, Federico! Questo era Reckless Freestyle Show! Ciao! Ci ho fatto, adesso vado a riprendere Fede che è incazzatissimo. Venite a fare qualcosa, cazzo! Eccolo, eccolo! Eccolo che è incazzato! Tac! Oh, ultimi 15 show è venuto una volta a montare. E adesso qua che io me la godo un sacco. Me la godo un sacco e mi si incazza pure. Ma vaffanculo, coglione. Senti, no. Solo uno sono mancato, quello lì. Sì. Solo quello. Sì. No, comunque non abbiamo fatto aggiornamenti, eravamo incasinati. Sei in TV live. Ma vado, yeah. Beh, smontiamo adesso, ci sentiamo dopo. Che smontiamo e ci vediamo dopo? Cosa stai dicendo? Guarda, non ho i sassi da tirarti addosso. Tira una struttura, dai. 20 minuti esatti per smontare tutto ci abbiamo messo. Nulla, record. Record, finalmente. Scelta che qua la scatoletta. Vediamo un attimo i piedi. Ragazzi, quasi finito. Fede ha finito di lavorare. Appena accendo la telecamera inizia a lavorare. Non capisco io come sia possibile. Non finirò mai di dire che gli show sono molto più intensi di quello che si pensa e molto più duri da fare. Però vabbè, è andato anche questo. Reckless Freestyle Show. Ci vediamo al prossimo show. Show, show, come è una rima? Reckless Freestyle Show, ci vediamo al prossimo show. Tu che sei un artista. È una perfetta rima. Alla Fabri Fibra. Alla Fabri Fibra? Sì, è lui che fa le rime con le stesse parole. Ciao a tutti. Allora, no, è un saluto di fine video. Quindi... Ah, è una fine. Allora, addio a tutti. Perché tra poco probabilmente non so quanti show faremo ancora, ma non per noi, perché non ci sarà più pubblico a vederci e quindi ci vediamo fra 10 anni quando passerà il coronavirus. Ragazzi, torniamo live perché non troviamo più le chiavi del furgone. Io vai! Bene! Ma erano sul tavolo, vi attaccate il suo. Sempre così! Poi. Sì, vabbè, Lele però... Dai. Primo a caso, però Lele ha perso le chiavi del furgone. Ma perché Lele ha perso? Ce l'avete voi di sicuro. Ma che c***o parli, il uccello? Ah, le mie! Ma come si fa qua? Ah, non sentivo... Dove l'avevi perso, porca lui, nella sua tasca l'avevo perso, me ne sono dimenticato lì. Io, cazzo. Sei stupido. Comunque, ragazzi, possiamo avere... Federico, Lele, un furgone Reckless,
via un rimorchio reckless, ma il mio furgone rimarrà sempre comunque pieno. Dai, fai un bel saluto, Fede, che ci vediamo al prossimo show. Oh, dimmi cosa devo dire in questi casi, perché ho la telecamera puntata. Vai. Mi raccomando, ragazzi, venite al prossimo show. Fine.